Vuoi provare a pilotare? Tuo, guarda. Sì, praticamente. Io non tocco. Oh, piano col freno. Ragazzuoli, buongiorno. Per me praticamente un after. Ieri abbiamo finito la Rampage alle 2 di notte. Sono arrivato a casa e ho preparato tutto e alle 4 mi sono messo nel letto. E ora sono qui all'aeroporto di Trento con questo déjà vu che mi riporta al Giro d'Italia, perché sto aspettando il protagonista di oggi, ragazzi. Forse qualcuno di voi ha già capito, l'avrete già visto dal video. E quindi adesso mi bevo un caffettino giusto per riprendermi e poi si va. Sarà una lunga giornata, intensa. Comunque ragazzi, è arrivato Marco. Salve! Oggi siamo in un aeroporto. Sì. Guarda, c'è 39 qua. Più che altro oggi sarà una grande esperienza, perché per la prima volta salirò. Tua prima volta? Ma su un aereo così piccolo, sì. Perfetto. Cioè, ho fatto elicottero. Ah, ok. Però prima volta. Beh, poi guardando tutti i video vederlo dal vivo fa un po' strano. Sì. L'autentico Vimana. Sì, e soprattutto Marco non so se è per la prima volta. Beh, bike park sì. Bike park ho fatto Livigno. Qualche anno fa. Oggi sarà diverso. Oggi sarà diverso. Bici serie, non le biciclettine da corsa che abbiamo visto. Di non romperci nessun osso. No, quello lo escludiamo. Ci divertiamo. Perché se no, all'interno della stessa giornata facciamo aereo la mattina e elicottero. Siamo a Trento perché adesso facciamo un giretto col Super Vimana, ma poi saliamo e andiamo in Paganella. Non con l'aereo ovviamente, ma con la bici. Si potrebbe però. Comunque cioè, è piccolissimo. Sì. Dai video sembra più imponente, più grande. Cioè, più che altro pensare che sei fatto un giro d'Italia è devastante questa cosa. Eh sì. Non facciamo acrobazia. Sono in bicicletta. Eccola là. Queste sono le tue cuffie, il microfono. Grazie. Sulla destra. Cavoli, sono mega insonorizzate. Sono, sì, e sono ancora spente. Per la portiera, prendi il... Io non devo schiacciare, cioè, devo stare attento anche ai pedali, non devo schiacciare sì, niente. Sì, basta che non li premi, ma adesso ti mostro una volta che siamo dentro. Afferra il cosettino, questo? Esatto, il pennaglietto, sì, tirala pure. Perfetto. E qua? Allora, questo coso ha scavalcato il suo pianino. Controlla anche dietro. Sì, perfetto, perfetto. E questo qua è giusto un fermaglio di sicurezza. Ah, ok. Ottimo. Questo cos'è? Questo è il motorino dei flap. Cioè, quindi potresti regolarli anche a mano? È fatto apposta perché se hai un electrical failure puoi regolarli attuarli a mano, sì. Elica! Posso fare come sui voli? Se capitano che parla, esattamente. Non si capisce mai niente. L'ho presentato, ma io. When on ground is 30 degrees and molto bene. Guarda la HDR. Comunque, noi siamo scuri qua dentro e si riesce a vedere fuori. No, è devastante questa cosa. Io avrei bisogno di poter muovere questa cosa in questa maniera. Questo qua, più o meno, allora, lo spazio che mi serve. Yoga, i pedali, volendo, puoi anche appoggiare i piedi sui pedali. Basta che non spingi. No, quindi, nel senso, se sei più comodo, facciamo un po' di yoga. Siamo già sulla frequenza di Trento, noi lasciamo verso nord, facciamo un giretto verso mezzo Corona, mezzo Lombardo, secondo me magari arriviamo fino a Egna, magari no, ingresso della Val di Non, più o meno da quelle parti là. Cosa sono queste zone rosse? Tutte zone che i trentini hanno detto che non si può volare. Ah, ok. Il biotopo delle foci del sua nonna. Ah, okay, il biotipo. Tipo ci sono della fauna da non spaventare con i rumori. Trento, buongiorno di nuovo, da India 9256 al parcheggio. India 9256, Trento, ciao di nuovo. Trento, India 9256, è pronto al rullaggio e sarà un volo locale di una mezz'oretta. Ma questa qui è la sgasatina, tipo col motorino preparato prima di partire? Sì, esatto. No, questa qua è la prova motore, perché ho due circuiti di candele per ogni cilindro e quindi controlliamo che entrambi stiano funzionando. Ok. Ok, allora adesso abbiamo pista infinita per decollare, quindi se ci fosse qualche problema durante il decollo possiamo tranquillamente riatterrare in pista, altrimenti andiamo nell'Adige, perché non è che ci siano molte altre opzioni. Fai nuotare. Abbiamo un'ottima maniglia del paracadute qua in mezzo che cercheremo di non dover utilizzare. Ok. Per il resto sarà un bel giro. Paracadute, mi ero dimenticato che tu hai il paracadute balistico. Sì, esce da qua dietro e ci paracaduta giù tutto l'aereo, però se possiamo evitare di fare un buco nel tetto. Qualche spettacolo. Mamma mia, è bellissimo l'aeroporto di Trento.
Trento India 9256, decollo 36. Allora, airspeed alive 70 km all'ora, 80 km all'ora, possiamo già ruotare, restiamo magari un po' bassi un attimino, prendiamo velocità e poi addio! Ma che figata pazzesca! E poi diciamo addio al suolo. Ma quanto è smooth questa cosa? Eh sì! Che bomba! Magari seguiamo l'adice adesso così non rompiamo troppo le palle alla città. Non avevo mai visto dall'alto la città di Trento. Molto bello. Sono sempre arrivato e ripartito da sud. Vuoi provare a pilotare? Vai. Allora, ti conviene con la mano destra prendere lo stick. Ok. I pedali lasciali pure perdere, che li gestisco sempre io. Ok. In realtà molto semplice. Appoggiati pure così senti la durezza dello stick. Sia la durezza sia quello che faccio. Nel senso, allora se io lo spingo in avanti, oh, la Madonna, noi andiamo scendiamo verso il basso. Madonna. Se lo tiro verso indietro noi saliamo. Oh. Se lo mando verso destra noi incliniamo le ali verso okay. destra e quindi poi cominciamo una virata verso destra. Idem verso sinistra, viriamo in questa maniera. Ok. Quindi già da così puoi provare a tenerlo. Tu guarda. Sì, praticamente io non tocco. Devi. Ma che figata. Cosa che mi stupisce tantissimo è quanto sia sensibile. È molto sensibile, proprio sì. Stare leggerissimo nei comandi. Sì. Però è anche molto intuitivo. Sì, infatti non si pilota per movimenti, ma per pressioni. Cioè praticamente okay. devi solo spingere. Sì, sì, sì. Appoggi leggermente la mano. Sì. Adesso ad esempio stiamo leggermente scendendo okay. e andando verso quella montagna, quindi magari ci. Figata Marco, grazie. Sta ancora facendo lui, Sono stato promosso al nuovo brevetto? Promosso. Cazzo, comunque non pensavo che potesse un aereo così spingere di bestia a livello di pressione e di forza. Sì. Cioè, comunque gli hai dato. Si sente tantissimo. Sì, si sente subito, se non sei abituato, non siamo arrivati neanche a 2G in realtà. No, cioè immagino, però dico lo senti tantissimo. Sì. Poi io sono molto più abituato con la bici alla forza G positiva. Verso il basso, sì. La negativa è mortale. Ah, quella è. Ti senti salire il sangue al cervello, sì. Nonostante. In realtà puoi proprio fare esperienze, cioè puoi fare esperimenti a 0G volendo. Che figata. Se vuoi, aspetta che. Così, rallentiamo un pochettino. Vogliamo cagarci addosso? Perdiamo un po' di velocità. Devastante. C'era l'iPhone che volava. E poi perché... magari per recuperare chiudi una viratina così. Bellissimo. Comunque sono le stesse sensazioni che ho avuto quando sono salito su una macchina da rally seria. C'era Alessandro che mi diceva no andiamo piano, vai tranquillo, non ti preoccupare. Dicevo no, vai dagli tutto. Comunque non mi immagino cosa ha provato Ian che è andato con Dario Costa sì. sull'extra. Esatto, ho visto. Va via. Vado là, mezzo corona. Ta, e si arriva in Paganella. Ci sarebbe una bellissima pista dove atterrare sul Tonale, però purtroppo devi essere autorizzato da Trento, devi fare un corso, è un casino. Ah, ok. Ok, dopo la scritta 1416 a destra l'ultimo stand, il cerchiolino ultimo verso gli hangar e poi muso verso tutti. 36, se abile riportami corto 36. Perfetto, discrezione. November 55, I can do a backtrack on the grass runway. Fighissimo. Vero? Madonna. Sì, proprio uno spettacolo volare. Secondo me non rende, beh, come tutte le cose poi. Vedere da un video sì. rende poco. Vedi il panorama, però poi sì. quando poi. Però è piatto. Cioè vederlo sì. lì davanti alla tua faccia, sentire il le forze G. Mamma mia, che spettacolo. Ottimo. Adesso cambiamo. Ora, però. Forte G. Adesso in bicicletta. Adesso mal di mani. Sì. I polsi. Me lo ricordo. Te lo ricordi? Me lo ricordo, i polsi e le spalle. Sì. Ok, siamo arrivati. Abbiamo scaricato le bestie. Abbiamo fatto un po' di scuola a Marco. Adesso lo vestiamo. Perché ovviamente bisogna vestirlo. Poi passiamo alla parte di, diciamo, training sul settaggio bici. E poi si parte. Oh, comunque uno che non ti conosce ti vede vestito così potrebbe scambiarti quasi per uno serio, Non sono abituato a questo Inception. A essere filmato. Sì. Di solito sono io che filmo sempre tutti. Buon appetito comunque. Buon appetito. Ti ricordi le regole, Marco? Le regole è mangiare per prima. No, non quelle regole, le regole del riding. Mai seduto, gomiti un po' piegati alti, sì. Ginocchia piegate, chiappe che guardano un po' verso il dietro della bici.
andiamo tranquilli, regoliamo bene la velocità. Ovviamente davanti cerca di non pinzare fortissimo. Questo a caso davanti. Se pinzo davanti mi... Sì, ecco, vogliamo evitarlo. Stai già andando benino comunque. Mi raccomando, quei gomiti lì non abbassarli, perché ce li hai molto da tenerli bassi. Regola bene la velocità. Regola bene la velocità. Vai anche più piano se vuoi. Bravo. Ecco qua, quelle cose lì. So che viene molto naturale di mollare i freni sul dritto e poi arrivare in curva e frenare forte. In realtà sarebbe meglio fare il contrario. Sul dritto, freni sul dritto perché hai più grip e la curva la fai mollando i freni, perché ovviamente ti aiuta molto. Allora, gomiti più brividi. Ginocchia sempre un po' larghe, Marco. Vero, certo. Non larghe ma dritte le gambe. Questo è bello, Sì, oh, piano col freno, regolalo bene, regolalo bene. Io ho visto un po' un off lì, Bravo, bravo, occhio qua che c'è di nuovo una gobbettina così. Sempre le ginocchia, bravo, che ogni tanto vedo che stringi. Quando senti che cominci a essere stanco, fermati pure, non sforzare che vai in crisi con la forza. Porca vacca, qua dei recipiti come tirano. Grande. Sono subito, subito rotti. Mi raccomando, pensaci sempre, piuttosto di mollare i freni, pensa alla posizione. Ecco qua, evitiamo di prendere la passerella, che bisogna prenderla abbastanza. La seconda. Qua ce la prendi, bravo. La faccio due curvettine, faccio qua, ti faccio vedere. Da seduto. Grande Marco. Bravo, regola bene, occhio qua alle compressioni. Occhio alle gambe. E poi arriva Marco. Ale Marco! Ale! È stata una passeggiata. Sono già riuscito a fare un po' di linee complesse. Ok, un po' di trick. Un po' di trick hai fatto. Porca vacca! Devo ricordare che ti stai divertendo. Sì, molto okay. Bello. Molto bello. Se avessi 5-6 discese e i quadricipiti per reggerle, penso che mi lascerei un sacco. Solo che adesso sono veramente tanto contratto perché non so. Ovvio, cosa prima succede. Volta. Ci sta, ci sta. Dai, Ale con un'altra. Ale. Il Garmin non ha fatto ripartire il Garmin. No, niente, Marco, andiamo a casa. Torniamo a casa. Come facciamo? Non è abbiamo... la cosa più importante, la pausa del Garmin. Non abbiamo registrato quei 50 metri qua. Mi raccomando, qua che è più rotto, bello giù col culo. Sta imparando il ragazzo. Beh, ma sta migliorando a vista d'occhio comunque. Ah, le gambe. Aspetta un secondo che... Comunque a vederti, guarda che sei già migliorato parecchio. Sono... Sì. Mi raccomando, solite regoline, Marco. Ti ho sgamato in pieno, Marco. Ti ho sgamato lì seduto, No. Le prime tre dita che non si aprono più. Sai come lo chiamo io questo? Questo qua è l'effetto omino della Lego. Perché ti vengono le mani come gli omini della Lego. Sì. E tu praticamente al posto di aprire le mani le sposti di lato per togliere dalle manopole. In che senso? È al posto di aprire le mani. Che sono talmente bloccate che sì. Non per mollare il manubrio. Comunque fai conto che ci capita spesso che anche in gara, tipo le proprie di enduro che sono lunghe, che a metà della PS fai tipo rilassi un attimo e poi riprendi il... Poi fai conto che ovviamente più vai piano, più sei, cioè meno sei esperto, più sei teso. Esatto, secondo quindi me sono molto teso. Quindi tiri il manubrio adesso. Come se
ci fosse attaccata la tua vita. Che più o meno. Mi raccomando. Sì, sì, sì. Marco, se cominci ad avere quella sensazione lì di dire molli freni perché mi sento bene, non farlo. Eh sì. No, non molli freni, però nel senso la curva la faccio un pelo più veloce prima e provo un po' di più saltino. Ok. Però gambe, mi raccomando, le gambe non vanno di pari passo. Con calma. Le braccia appunto. Sì, le gambe non vanno di pari passo. È la posizione. Però vedi, un nome diverso proprio. Cosa? Anche un nome diverso. Sì, sì, sì. È un tratto nuovo. Vedi che è un po' più ripido, è un po'... perché hanno voluto fare questa variante per non fare la pista. Guarda bene la velocità, bravo. Bravo. Mi fa sempre un peso la seconda parte delle parabolite. Sì, perché tendi tanto a conservare il freno e non avere velocità, quindi comunque nella seconda parte sei molto lento. La bici scappa e prova a scendere perché la gravità tira. Bravo. Ai ai ai. Occhio qua all'uscita. Pianino. Bravo. Vai Marco. Vai vai vai. Grande. Hai migliorato un bel po' la posizione, mi sembri molto più fluido. Sì. Hai visto che mollare allora un po'... Allora solo rigidezza perché io non sì. sto più pensando alla posizione. Ok. Poi hai visto che mollando poi freni la bici comunque è stabile, non ti sì, molla. Sì, sì. Devo solo evitare di far cazzate, tipo frenare in mezzo alla curva sì. o frenare in generale. Cioè, frenare è sempre un problema, non freniamo e... hai già risolto tutto. Comunque l'audio, ragazzi, di sta nuova Ace Pro 2 è imbarazzante. Nessun dead cut, a parte quello di serie già montato sulla camera. Mostruoso, ma veramente mostruoso. Beh sì che sa andare. E ti seguo adesso, così guardo i progressi. Vai. Quelle vignette mi danno fastidio. Lo so. Occhio alla velocità, come sempre, che sei entrato a cannone. Sì, sei entrato un po' troppo forte. No, ma che ancora un pezzo. Cazzo, era quello il mio busto. Era quello il mio busto. Aspetta. Ok, molto bello. Mi ero dimenticato che si può slidare la mano. Sì. Bravo Marco, sono fiero di te. Grazie, grazie. Buona ragazzi, questo non so se poi diventerà il video solo con Marco, parleremo anche della nuova Ace Pro 2, sicuramente avrete apprezzato. Detto questo, fatemi sapere se volete altri video insieme a Marco e se non lo seguite ovviamente andate a seguirlo perché non potete non essere appassionati a qualcosa che fa lui, perché o siete appassionati di tech o di aerei. È vero, c'è anche Overvolt, io mi dimentico del canale che ha 10 anni, un poveretto. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi, trovate qui sotto il link per andare a vedere le offerte di Insta che sicuramente alla faranno, anche perché c'è una buona fetta di mercato e una buona fetta di interesse di Insta che riguarda il nostro mondo della bici, quindi andate un'occhiata, anche perché gli accessori sono un'infinità e ogni mese ne vengono presentati di nuovi. Detto questo, grazie ancora per essere arrivati qui e noi ci vediamo tra l'altro l'anno prossimo con la Paganella, perché ormai adesso
Manca poco, giorno. Sì, e poi io poi partirò per viaggi che vedrete, robe grosse. Vedrete presto, ciao.